Ad Aceto Su, la dirigente dell'Istituto Majorana di Gela, Mirella Di Silvestre. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Come va? Bene, direi. L'Istituto Majorana di Gela è protagonista per l'anno scolastico 2016-2017 di un'importante sperimentazione denominata Didattica 2.0. Un progetto nato in collaborazione con l'ENI. Preside Di Silvestre, in cosa consiste il progetto? È un progetto che in altre scuole molto più adeguatamente fornite di mezzi economici è partito anche spontaneamente. Nel nostro caso non sarebbe stato possibile. È un progetto che grazie all'uso dei tablet, delle LIM, che sono quelle lavagne interattive multimediali collegate con internet, permette di eliminare totalmente i libri di testo. Utilizzando queste metodologie informatiche che attraggono molto i ragazzi e che li coinvolgono, li gratificano, li motivano. E certo richiede da parte dei docenti un impegno notevole, perché chiaramente non si può improvvisare nulla, non si può improvvisare con i metodi tradizionali e a maggior ragione con questi metodi innovativi. Però è un progetto ambizioso e che potrà dare dei risultati lusinghieri. In cosa consiste? A parte quello che dicevo prima dell'eliminazione dei libri di testo, intanto i contenuti sono sempre gli stessi, perché a volte si potrebbe equivocare su questo e pensare che vabbè, usiamo internet, facciamo le cose un po' alla carlona, come viene prima, facciamo delle ricerche. No, i contenuti sono sempre uguali, è il metodo di approccio che cambia. E la cosa più importante è che gli alunni sono resi protagonisti dell'apprendimento, non sono dei fruitori che subiscono passivamente ciò che l'insegnante trasmette, almeno con i metodi tradizionali, no? La cosiddetta lezione frontale. E quindi diventano protagonisti, a volte essi stessi nelle metodologie sono più bravi degli insegnanti, perché noi lo sappiamo, siamo nell'era dei nativi digitali e quindi questo fatto anche li motiva molto, hanno accettato infatti con grande entusiasmo questo coinvolgimento. Infatti i ragazzi sicuramente sono più preparati in questo senso. Sì, ci aiutano, hanno, sono loro che ci aiutano. Come hanno affrontato i docenti questa nuova rivoluzione, se vogliamo, nella didattica? I docenti mi hanno sorpresa, perché sono andati al di là di ogni mia aspettativa. Io pensavo di incontrare una certa resistenza, devo essere sincera. Invece c'è stato un tale entusiasmo che addirittura docenti di altri corsi, chiamiamoli così, più selezionati, mi hanno chiesto di poter insegnare anche loro nei corsi che sarebbero stati solo le prime, sono state coinvolte in questa sperimentazione. E con entusiasmo si sono impegnati tantissimo, hanno dedicato tante ore del loro tempo e quindi ho visto che l'entusiasmo c'è stato anche in loro, quindi sicuramente la reazione è stata positiva da parte dei docenti. Sono cambiati anche gli arredi? Sì, il modo di intendere la classe 2.0, non è quello tradizionale, come dicevo prima, della lezione frontale, quindi il docente che si pone di fronte agli alunni, ma nella classe un po' tutti hanno gli stessi ruoli, ci può essere uno scambio di ruolo, il docente diventa alunno, l'alunno diventa docente, c'è un po' la metodologia peer-to-peer, perché chiaramente l'alunno che è andato un po' avanti riesce a coinvolgere gli altri, ci si mette a cerchio, si creano dei gruppi, quindi anche l'utilizzo della LIM è relativo, perché avendo il tablet consente di fare le stesse cose, quindi è anche questo modo nuovo di intendere la classe e gli arredi aiuta in questo percorso motivazionale e gratificante. Preside, quali sono i veri obiettivi di questo progetto? Il vero obiettivo dichiarato sia alle famiglie sia ai docenti è quello di superare il tasso di dispersione scolastica, che nei professionali a livello nazionale è molto elevato.
anche la nostra scuola non si discosta da queste medie, un tasso di dispersione molto alto, i ragazzi spesso abbandonano. E ci siamo resi conto che i motivi dell'abbandono non sono da ricercare nella mancanza di strutture adeguate, strumenti vari, perché noi abbiamo laboratori fantastici. Nonostante ciò, la dispersione è elevata, quindi il problema è un altro, e si è capito che è un problema di autostima. I ragazzi non hanno fiducia in se stessi. E utilizzando questa metodologia, di cui le strumentazioni di cui abbiamo parlato sono solo una parte, non sono la parte più importante, è proprio la metodologia che cambia, che rende gli alunni protagonisti, come dicevo prima, l'autostima che riescono ad acquisire in se stessi, anche a migliorare nel tempo, non li fa allontanare dalla scuola, anzi possono diventare essi stessi tramite per altri ragazzi che magari hanno abbandonato anche negli anni precedenti. Già a un mese dall'inizio di questa sperimentazione, ovviamente è presto per fare bilanci, ma come hanno accolto questo esperimento proprio gli studenti? Gli studenti lo hanno accolto in maniera entusiastica, anche perché, diciamo la verità, siccome sono ragazzi di prima, non capivano bene cosa ci fosse dietro. E loro hanno visto il tablet, il fatto di non comprare libri, questo per le famiglie è stato importantissimo, e l'adesione è stata entusiastica. Quindi sicuramente non abbiamo trovato ostacoli. E gli ostacoli sono stati nostri più che altro, perché la scuola ancora non è ben attrezzata, abbiamo fatto la richiesta della banda larga da tantissimo tempo, sollecitiamo ogni giorno, ma la banda larga non arriva, quindi la scuola ha avuto difficoltà a ingranare solo per questi motivi, ma sicuramente non è dipeso dai ragazzi. Questo progetto è in collaborazione con ENI, qual è il ruolo di ENI? Io direi che il ruolo di ENI sia fondamentale, perché è il nostro sponsor. L'ENI ha pagato tutte le spese, tutte, e sono state notevoli, penso intorno ai 100.000 euro già solo di attrezzature, perché ci ha fornito le LIM, ha fornito i tablet sia ai docenti che agli alunni, e gli arredi, quei banchi e poltroncine che sono in un'unica soluzione e con le rotelle in modo da potersi spostare, una soluzione innovativa che noi non saremmo stati in grado di mettere in pratica. Loro ci hanno fornito tutto quanto, e c'è anche un'azione di supporto. In più hanno pagato tutta la formazione dei docenti. In questo momento in Sicilia quante altre scuole, quanti altri istituti hanno messo in atto questo tipo di didattica? Che io sappia, in questo modo massiccio, che coinvolga tutte le prime del professionale, che io sappia solo la nostra scuola, però a livello ministeriale c'è il progetto che viene chiamato della Flip Classroom, che è orientato in questa direzione, quindi il Ministero sta formando con il piano nazionale degli animatori digitali, dei team per l'innovazione, il Ministero sta andando in questa direzione. Però noi abbiamo avuto sicuramente il privilegio di poterlo fare bene per classi parallele, e l'idea è di continuarlo nei prossimi anni, non si esaurirà certo quest'anno. Quindi noi siamo stati più fortunati, vorrei dire. Ma anche più lungimiranti. Ma grazie a ENI, perché non saremmo stati in grado assolutamente di realizzare un simile progetto, troppo costoso per noi, per le nostre finanze. Grazie a ENI siamo partiti subito. Presidente Di Silvestri, che risultati si attende? Io mi aspetto due cose. La diminuzione del tasso di dispersione scolastica, chiaramente, che è l'obiettivo principale, ma anche un aumento delle iscrizioni nei professionali. Sono convinta che ciò avverrà. Bene, le auguriamo veramente in bocca al lupo per questo progetto. Grazie. E per tutti quelli che verranno. E grazie davvero. Grazie a voi.